me where the freaks at. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro Heisenberg. Siamo tornati in un nuovo episodio di FIFA 15 nella nuova modalità carriera. Oggi andremo a finire il calciomercato, entreremo probabilmente nel vivo del campionato. Quindi, prima di cominciare, voglio tornare in una lista di trasferimenti. Mi sono stati segnalati come sempre dei giocatori, io per questo li continuo a ringraziare davvero. Me li cerco, faccio le sue offerte. In più volevo dire che mi è stato segnalato 2-3 volte uno stesso giocatore, si chiama Dat, però non riuscivo a trovarlo in nessuna maniera perché sulla tastiera l'apostrofo non c'è, quindi non sapevo come fare, quindi ho cercato su internet e alla fine l'ho trovato. Io vado a cercarmi tutti i giocatori che mi avete detto, ci vediamo tra pochissimo. Ok, rieccomi, avanzo subito e vediamo un pochino come arrivano, quali risposte arrivano, vediamo un po'. Allora, relazione finale su Jimmy Bakayla, che questa punta, io adesso vi giuro non me ne ricordo, madonna quanto prendo, quanto ci costa questo, troppo. Batuan Altintas, che mi è stato consigliato, costa 1.400.000 circa ed è veramente tanto, però contratto in scadenza, chissà che noi possiamo fare magari un prestito secco stagionale, mettiamo un diritto di riscatto a 900.000 euro, ma non abbiamo fonti sufficienti. Ah giusto, hai ragione. Giusto. Quindi per ora il mercato è bloccato perché non abbiamo soldi. Sperando di riuscire a vendere qualcuno, si spera. Offerta rifiutata dal Northampton. Dat si è appena trasferito e non vuole saperne di muoversi. Ah, quindi Dat è arrivato adesso, quindi non vuole andare via. E io provo a fare così. Provo a mettere qualche giocatore magari un pochino più forte, tra virgolette, perché mi avete detto che questo Dat è un giocatore che diventa veramente forte. Per Batuan Altintas vorrei provare una cosa. Visto che noi vogliamo vendere McGlashan, proviamo a inserirlo in questa trattativa e vediamo cosa ne esce fuori. Però adesso dobbiamo giocare la partita di campionato, la quinta stagionale. No, risolvo io da solo, non vi muovete, non fate niente. Che è successo? Ah sì, si è sentata perché si è fatto male. Bene così ragazzi, mi sono fissato un pochino la formazione. Credo che quella che ci porterà avanti per questo campionato a maggior, più delle volte, possa essere questa, magari con questo unico cambio. E gli unici che forse si giocano un posto sono Marquish e Dickinson come prima punta, a meno che non arrivi qualcuno alla fine di questo mercato. Penso che più o meno la formazione che ci accompagnerà sarà questa. Vediamo un pochino, salviamo queste modifiche e andiamo in partita. Bene ragazzi, eccoci qui, Football League One, Court Lane, nello stadio Oldham Athletic Gillingham. Le squadre già sono in campo, esordisce oggi Grimmer sulla fascia destra ed eccolo qua subito con la palla a tre piedi. Quindi vediamo questa partita come si mette. Marquish prova a puntarlo, poi prova da lontano, sfiora la rete, gran tiro però. Bello il destro di Marquish. Bellis! Ma vaffanculo, madonna mia! Noi siamo subito sotto, ragazzi. Dobbiamo darci una mossa perché in effetti abbiamo iniziato a migliorare dei modi. C'è subito Grealish però che prova a dare una scossa alla squadra. Grealish, subito dal limite. Vince il rimpallo, Grealish, entrato in area! Primo gol! Con la maglia del Gillingham! Subito Grealish risponde! Bravo e fortunato, questo va detto, ma sicuramente bravo. Qua non ho capito il portiere loro, che guai va passato per non prendere il pallone. Comunque, 1-1, primo gol in maglia azzurra, maglia bianca in questo caso, col Gillingham, per Grealish. La palla dentro, per Marquish, che la tira in bocca al portiere, poi se la va a riprendere, ma viene chiuso. Poi Don Corri in anticipo e c'è il rimpallo. Cioè, ma come si fa a prendere gol così però? Ma ci rendiamo conto di come è passato quel pallone? Cioè, guarda là, Don Corra anticipa, la palla sbatte sul difensore. Questo si ritrova nei piedi e fa gol. Che occhio però a Grealish di nuovo in area!
questa volta se lo dimura. È finito il primo tempo, ragazzi, siamo sotto per 2-1. Stiamo giocando molto bene, comunque, questo non posso non dirlo. Stiamo forse facendo qualcosina più degli avversari. Comunque andiamo subito con la seconda pressione di gioco e dobbiamo ribaltare assolutamente il risultato, perché voglio i 3 punti. Si va largo a destra, da Bradley Duck. Duck, entrate in area. Duck! Che cosa ha parato questo? Ma com'è possibile? È diventato un fenomeno questo oggi. Duck è andato via. Duck con una finta, è entrato in area. Duck, Duck fino in fondo. Guarda quello da dove l'ha tolta. Guarda quello da dove l'ha tolta. McGlash ha una cross in area, Grealish anticipato. Quindi Lofford la rimette per un gol fantastico. Un gol fantastico di Grealish. Pazzesco il gol del numero 21. Rivediamolo. Lofty di testa la mette in mezzo, Grealish in girata. Batte il portiere. Doppietta per Grealish. Dickinson in area di rigore. Il portiere ancora si mette sulla strada del gol. E ragazzi, è finita qui la partita. Abbiamo terminato purtroppo sul risultato di 2-2. Non siamo riusciti a portarci a casa all'incontro. Abbiamo dovuto rincorrere per 2 volte, ma come potete vedere abbiamo letteralmente dominato la partita. Loro hanno fatto 3 tiri in porta, 2 gol. Purtroppo poco ci posso fare se FIFA decide che non devo vincere. Torniamo comunque subito al calciomercato. Allora, eccoci qui, ultimo giorno di mercato, quindi sono arrivate anche 4 risposte. Un'offerta per Joshua Stanton, prezzo per una stagione, prendetevelo, così liberiamo un po' di spazio. Oltre a farlo, oltre a magari delle possibilità di giocare, liberiamo un po' di spazio per il, come si chiama, per il budget. Allora, questi non vogliono la contropartita che ho offerto per Altintas, cioè Germain McGlashan. Magari vicino a McGlashan proviamo a mettere, non lo so, 700.000 euro. Ma non abbiamo i soldi, quindi purtroppo dobbiamo salutare l'acquisto di McGlashan. Voglio prendere questo DAT, vediamo un pochino. Leg non l'hanno accettato. Vediamo un pochino se gli offro, non lo so, boh, qualcuno tipo... Gli mando Aaron Morris. Vediamo un pochino se ci accettano così l'offerta. Il Basilea ha accettato di mandarci Ajeti in prestito con diritto di riscatto a 380.000 euro. Quindi mi vado a sistemare un attimino il budget, che tra l'altro gli ho fatto anche una richiesta per avere dei soldi, ma quanto pare non me li hanno dati. Quindi fatemi vedere una cosa, dovrei dare 2.000 di stipendio ad AGT. Quindi facciamo così, andiamo tra le trattative di mercato, trattative in corso. Parrington purtroppo non lo possiamo portare a casa, ma per fortuna abbiamo Garmstrong e Martin sulla sinistra, quindi siamo coperti. La punta ci serve, quindi io prendo Albion AGT. E Ben Parrington purtroppo dobbiamo rifiutare, perché non abbiamo abbastanza soldi a disposizione. Quindi andiamo, torniamo al principale e facciamo avanzare di un'ora. È arrivato un altro messaggio. Vediamo da chi. Offerta rifiutata dal Northampton, perché si è appena trasferito e non si vuole muovere. Ma io ci voglio provare ancora, perché ho la testa dura. E se me l'avete consigliato più di una volta, vuol dire che forse è veramente bravo Lawson Dat. Proviamo a fare un acquisto e gli offriamo Jake Sentaler, gli mettiamo e andiamo ancora avanti. Avanziamo, non è tanto, c'è Vidal che è andato al City, Lloris al Dortmund, il Northampton ha rifiutato ancora. Proviamo a fare così per Dat, allora, un prestito stagionale soltanto, però non abbiamo fondi sufficienti. Ok, ho provato qualcosa per cercare di prendere Dat, però purtroppo non abbiamo abbastanza soldi per pagargli l'ingaggio e dobbiamo andare avanti fino alla fine sperando di vendere qualcuno e magari tentare il colpo insperato alla fine. Avanziamo ancora. Bene ragazzi, si è concluso qui il calciomercato e con esso una parte della nostra carriera che è andata via. Fido, il primo giorno si è fatto male, cool, frattura del gomito, 2 mesi di stop, bene. Direi che a centrocampo dopo Sentaler si fa male anche cool, quindi siamo fortunatissimi. Webster mi vuole chiedere qualcosa, che vuoi giocare? Va bene. Vi volevo dire che io comunque non credo che giocherò tutte le partite di questa stagione, perché
forse sarebbero veramente veramente troppe, per cui qualcuna sicuramente la simuleremo. Ok ragazzi, ho risistemato così squadra e panchina. Questi sono i nostri titolari, questo è il centrocampo, questo sono il nostro attacco, questa è la nostra panchina, Pritchard, Morris, Marchisio, eccetera eccetera. Quindi chiudiamo qua, annulliamo, avanziamo con le modifiche. Essendo una partita di coppa, a me non è che le coppe interessino una cifra, andiamo a simulare questo, non mi va di giocarla, anche perché Wycombe è una squadra di Lega 2, di quarta serie. Ve la faccio vedere tutta senza saltarla. Andiamo subito in vantaggio con Jack Grealish, abbiamo preso un pareggio con Wood. ACT, quindi primo gol con la maglia del Gillingham, anche per ACT. Ci abbiamo alla fine del primo tempo. Ed è un po' anche difficile fare la cronaca di queste partite così simulate, perché ACT doppietta 3-1, doppietta anche per Grealish, 4-1, quindi all'ottantesimo. Due gol per Grealish, due gol per ACT. Finisce qui la partita, triplice fischio. Quindi passiamo il turno in Capital One Cup. ACT subito determinante per noi. Avanziamo perché alla prossima c'è il Valsalla in campionato. Ok ragazzi, eccoci qui contro il Valsalla. Giochiamo in casa questa volta. Ho messo Kubas al posto di Kull e già ve l'ho fatto vedere che si è fatto male. Ho cambiato qualche giocatorino per via della partita che c'è stata in settimana, quindi ho fatto un pochino di turnover. Vediamo come va sta partita. Palla in profondità di Hoyt, dove c'è McGlashan che è scattato alle spalle della difesa, che se lo sono perso. McGlashan la mette dietro, subito andiamo in vantaggio. ACT, altro gol, il terzo gol consecutivo, il terzo in due partite per il nostro numero 10. Abbiamo ACT. Dickinson in area di rigore, se l'è divorato questa volta il gol. ACT si va a riprendere palle, occhio che può scattare ancora il numero 10. Abbiamo ACT in area, il sinistro, la doppietta di ACT. Signori, questo è un altro campione. Grazie per la segnalazione, davvero. Grazie, grazie, grazie. 4 gol in due partite per Albion ACT. Palla dall'altro lato, troppo lunga per Dickinson forse, ma arriva il portiere che fa una cacciata assurda. Dickinson! 3-0! Che cretinata del portiere! E noi ci portiamo in vantaggio per il 3-0. Dickinson ringrazia e segna un'altra in un'altra partita. Brennan Dickinson, McGlashan calcia e picchi il palo pieno. ACT in qualche modo, poi Brad Shaw. Ma come cazzo fai a segnare così? Come fai a segnare così? Cioè, questo è il primo tiro in porta, hanno fatto gol di nuovo, tra l'altro. Finisce il primo tempo, siamo in vantaggio per 3-1. Stiamo giocando davvero davvero bene, una grandissima prestazione finale di ACT. Andiamo subito alla seconda frazione di gioco. Marchis prova il piazzato, che va alto però sopra la traversa. Buona ripartenza comunque in contropiede. In area McGlashan, esterno della rete, l'ha mandato fuori tempo quella scivolata bastardissima. Quindi occhio che Marchis ha recuperato palla. Marchis da centrocampo. Vabbè, e forse era meglio che non ti cavo con questo essere che si definisce un attaccante. E ragazzi, è finita qui la partita. Abbiamo vinto per 3-1, una partita letteralmente dominata. Quindi io sulla fine di questa partita vi saluto, vi rinnovo la visione al prossimo appuntamento. Ci vediamo alla prossima. Io vi saluto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento, e noi, come già detto, ci rivediamo alla prossima. Ciao.